Palla che viene scaricata indietro. Col numero 10. Lateralmente. Torna per vie centrali. Ancora per il numero 10. Numero 6 ora. Numero 10 dalla... fuori area. Attenzione, ancora lui. Numero 10. Andiamo, andiamo. Che rimette le cose in parità. Stevenin. 18 in barriera, non deve passare con la palla e non saltate. Sono in due. Ora il numero 9 per Scaramanzia che prova una conclusione da centrocampo che termina però fuori, che ricomincia con calma dal portiere che allarga, numero 8 che va per vie centrali, perde però il pallone, corre il numero 10 Stevenin che scarica il compagno, si torna indietro rischiando però qualcosa, infatti l'attaccante numero 10 del Pescaramanzia prova la conclusione. Una serie carambole. Palla però adesso in possesso del Pescaramanzia. Che prova ad arrivare sul fondo. La conclusione, attenzione! Attenzione perché adesso il numero 10 del Pescaramanzia arriva a tu per tu col portiere, il gol! Un cost to cost per il numero 10 del Pescaramanzia che riparte in vantaggio la propria squadra. Scaramanzia che prova nel lancio lungo, bloccato però dalla difesa dei Fiori, che ora provano la ripartenza, attenzione alla conclusione del numero 10 Stevenin al limite dell'area, parata dalla portiera per Scaramanzia. Prova azione individuale numero 5 che invece adesso scarica, si torna per il numero 9 che ora prova a verticalizzare, attenzione perché la palla passa, numero 8 prova la conclusione, si infila alle spalle del difensore, riesce a concludere in porta ma il portiere dei Fiori riesce a parare questo pallone. Corner adesso per il Pescaramanzia. I Fiori con questa punizione viene battuta in mezzo all'area, l'appoggio il numero 9 e poi la difesa del Pescaramanzia che riesce a spazzare questo pallone. Corner a favore dei Fiori. Ancora per Scaramanzia in zona d'attacco, il numero 9, salta l'uomo, prova la conclusione da fuori, palla che però termina sul fondo. No dai Pieca, madonna. Ora per Scaramanzia, che provano la conclusione, palla che termina fuori. Uomo! La recuperata dalla difesa dei Fiori, direttore di gara che fischia alla fine del primo tempo che termina 2-1. Fuori di Pescaramanzia. I Fiori che adesso danno l'avvio a questa ripresa, risultato di 2-1 per i Pescaramanzia. Conclusione fuori. Sì, perché adesso Pescaramanzia in zona d'attacco con numero 5 che prova, oddio, una conclusione che termina però sul fondo. Il numero 10 che prova la conclusione di questa punizione che termina però sul fondo. La conclusione, la palla che termina in rete. Un gran gol su punizione, risultato sul 3-1. Gol del numero 9, Bertini. Il proprio compagno, numero 6. Però non riesce a tenere questa palla. È recuperata così dai giocatori di Pescaramanzia che ora possono ripartire. Con numero 9 che scarica il proprio compagno che ora si allarga. Attenzione alla conclusione! Palla che termina sul fondo. Ottima occasione per i Pescaramanzia. Protesta da parte dei Fiori. Direttore di gara che però non vede niente. Attenzione perché adesso il Pescaramanzia dall'altra parte. Numero 10! Prova la conclusione. Parata del portiere. Forte, forte! Grande fede! Attenzione perché si combatte sui palloni, numero 4 che riesce ad averla meglio sui propri avversari. Attenzione alla conclusione! Il numero 10 limite dell'area, Stevenin, che non riesce però a trovare la porta. Si comincia con una rimessa laterale per i Fiori. Rimessa viene battuta in mezzo. Attenzione,
che si combatte in area, il gol 3-2 col numero 6 per i Fiori, palla vicini. Numero 5 che batte questo corner, allontanato però dalla difesa dei Fiori che adesso ripartono con numero 4. Attenzione perché il contropiede, la conclusione, attenzione, parata del portiere, palla che termina in corner. Lori dentro, provano a mettere questa palla in mezzo, attenzione, numero 8, e c'è la rimonta da parte dei Fiori con numero 8, Bescia, 3-3. Palla però recuperata per Scaramanzia con numero 8, scarica sul proprio compagno, il numero 10 che prova la conclusione, attenzione, il gol e il vantaggio del Pescaramanzia, nuovamente in vantaggio col gol di Proietti, 4-3. Messa laterale ancora in possesso il Pescaramanzia in area di rigore, attenzione col numero 8 che prova la conclusione, parata del portiere dei Fiori. I Fiori che vogliono sfruttare quest'ultima occasione per recuperare la partita. Difesa per Scaramanzia però che riesce a allontanare questo pallone. Aspetta! Direttore di gara che fischia. Partita che termina sul 4-3 a favore del Pescaramanzia.